diffusione del Covid sui luoghi di lavoro, i dati dell'ultimo rapporto INAIL elaborato dalla CISL denunciano una crescita dei contagi. Giorgio Maria Leone. Aumentano i contagi da Covid nei luoghi di lavoro. Secondo l'ultimo rapporto INAIL, l'Emilia-Romagna è la terza regione in Italia per denunce dopo Lombardia e Piemonte, con il 10,5% del totale nazionale e 27 decessi. Rispetto a maggio, i contagiati sul lavoro dall'inizio dell'epidemia sono aumentati da 4.700 ad oltre 5.400, con un'età media scesa da 49 a 46 anni. Il settore più colpito è quello della sanità, con casi tra medici, infermieri, volontari ed assistenti. Per il 72% si tratta di donne, al contrario i decessi riguardano prevalentemente gli uomini con l'84%. A Parma i morti da contagio Covid sul lavoro sono stati 12 sui 27 registrati in Emilia-Romagna. La provincia che ha presentato il maggior numero di contagiati sul lavoro, circa un quarto del totale in regione, è quella di Bologna, sede di importanti poli ospedalieri, con 1.356 infortuni Covid, seguita dagli 890 di Reggio Emilia e dai 706 di Parma. Nella fase post-acuta c'è stato un aumento significativo tra Piacenza e Reggio Emilia per la vicinanza ai focolai che si sono sviluppati in Lombardia, che si conferma la prima regione in Italia per infortuni Covid, con oltre un terzo dei casi denunciati e il 42% dei decessi. Noi chiediamo che da questo punto di vista non si abbassi la guardia, che le aziende facciano rispettare i protocolli di sicurezza che abbiamo adottato nei mesi della crisi sanitaria più difficile e che soprattutto ci siano i controlli che questi protocolli vengono rispettati.